Caro Lucio, eccoci qua. Buonasera, caro Presidente. Oh, buonasera caro amico. Tra l'altro, ho visto quella telefonata precedente, l'intervista precedente, mi ha riportato ai tempi di quando giocavo io, che avevamo in squadra il capitano del Brasile, Moreno, che mi ha insegnato il brasiliano. Quindi prima le parolacce e poi dopo che mi ha insegnato tutte le cose. E mi ricordo che c'era in quell'anno Reisman, di cui abbiamo parlato, poi Reisman era diventato anche ministro dello sport, quindi una persona fantastica. E insomma, mi ha fatto piacere, ecco, vedere una cosa del genere, perché mi ha riportato a quei tempi di quando si parlava brasiliano, ecco, punto. Scusa Lucio, ma di solito, se ben ricordo, sono gli italiani che esportano le parolacce, ce ne sono tre o quattro abbastanza famosi nel mondo, anche i brasiliani Sì. e i portoghesi. No, no, certamente, insomma, tranquilli, siamo noi, campioni del mondo siamo noi, in quel caso lì siamo Siamo noi. noi, Ci sono. i campioni del mondo. Ti vedo con grande piacere, con grande affetto. Caro Presidente, c'è Cesare che ti saluta, Ave Presidente, uno che si chiama Cesare, come poteva salutarti se non con Ave Presidente? La va San Dir, così adesso le diciamo un po' tutte, voglio dire, in questa torre di Babele di lingue. Allora, dici subito cosa avete deciso stasera nel Consiglio, nell'Assemblea, non so cosa c'era della Lega, avete deciso qualcosa di importante? Beh, allora nell'Assemblea di Lega c'erano 3 punti, adesso io per carità non voglio Quello che puoi svelare. dire è non creiamo problemi, eh? Quello che puoi Ma dire. posso dire tutto. Allora, stasera l'incontro che era importante era decidere, no, quale sarebbe stata la visibilità del nostro sport in televisione e con chi farlo. Sono emerse una serie di opportunità, ce ne sono tante per fortuna, e questa è la cosa più bella che si può dire, cioè comincia a esserci un interesse molto forte, vuol dire molto forte anche l'investimento da chi ci dovrebbe trasmettere, sullo sport, sul nostro sport, sulla pallavolo. Quindi questo mi ha fatto piacere, prima cosa. Secondo argomento è stato pensare al fatto che bisognava eleggere, e questo siccome Righi è una persona fantastica, ha fatto da presidente, no? Da tramite durante questo periodo, bisogna pensare alla prossima presidenza di Lega, e quindi non sono emersi dei candidati, ma comunque sì, esistono delle condizioni che dobbiamo fare. Questi erano i 2 punti fondamentali che abbiamo toccato questa sera, no? Senza prendere decisioni, e le decisioni prese non si possono raccontare, no? Quindi se ne è fatto. Mentre invece la cosa interessante è stato il clima molto bello, no? Di entusiasmo, di positività, occhio a dire la parola positivo di sto periodo, no? Però di positività verso nei confronti del futuro campionato, perché secondo me, insomma, abbiamo passato una stagione, secondo me, abbiamo passato una stagione terribile, e probabilmente, secondo me, invece, ne veniamo fuori e l'anno prossimo torneremo alla normalità. Quindi ce lo auguriamo tutti, no? Perché soprattutto non tanto per noi, prime squadre, ma soprattutto per i settori giovanili, per tutti i ragazzi, per la socialità che lo sport comporta, tutte queste cose, ecco, sono emerse, sono state molto belle. Sono molto contento perché vedi che insomma si vede un po' la luce in fondo al tunnel, caro Lucio, dopo un anno veramente complicato per tutti quanti, dal punto di vista della salute, dal punto di vista economico, dal punto di vista della vivibilità sportiva, dell'attività dei nostri figli, insomma veramente un caos greco con la K. E mi fa molto piacere il fatto che tu abbia evidenziato che ci sia molto interesse per quanto riguarda le emittenti, e perciò questo sicuramente sta a confermare quanto la pallavolo sia interessante e anche in televisione, visto che è un ambiente che sai che io conosco abbastanza bene, perciò vi auguro ogni bene di optare per la soluzione migliore. Altre note positive, perché so che sei una persona che ama guardare avanti con ottimismo, finalmente il governo ha deliberato un stanziamento economico importante per lo. Insomma, è evidente che bisogna fare una distinzione, no? Tu sai che io vivo negli Stati Uniti, vado avanti e indietro, quindi ho fatto buona parte della mia vita laggiù. Uno degli aspetti importanti è che lo sport è una componente fondamentale della cultura, è una componente fondamentale della società, è una componente fondamentale del progresso civile, quindi del rispetto delle tolleranze e tutto il resto. E quindi ci sono delle cose che sono straordinarie che devono essere portate anche qua. Perché no?
Cioè, quando si racconta, e io ne ho parlato, tu lo sai, con qualche politico, quando ho fatto qualche intervento, no? E dove si diceva lo sport fa bene, io ho detto, ragazzi, fare lo sport, dire che lo sport fa bene, è retorico, perché è evidente che fare sport fa bene, meglio che non essere dei pacciarotti come sono io, no? Un po' sedentari. Ma in realtà lo sport fa bene perché non c'è niente di meglio che, diciamo così, un club sportivo, un'associazione sportiva, una squadra di basket, di calcio, di volley, di tutto, che presidi quelle periferie disastrate che ogni città del mondo ha. Quindi queste cose sono fondamentali. Mi sbaglio o a Napoli esistono delle, o sono esistite, non so se esistono ancora, delle società che prendevano i ragazzi dal mezzo della strada e gli facevano fare la box, no? Gli insegnavano a tirare i pugni, classificandoli, dandogli delle regole. Facevano lo stesso cazzotti, ma quantomeno con delle regole. Idem vale per noi. Noi dobbiamo avere questo concetto per il quale il progresso, il futuro, le cose non possono prescindere dallo sport. Lo sport è un fondamento fondamentale. Questo è una cosa che io dico, continuo a ripetere, perché è il valore nel quale ho creduto, nel quale sono cresciuto, nel quale ho imparato. Poi tu, come sai, l'altro giorno qualcuno mi ha detto: ma tu ti sei emozionato quando hai vinto la challenge? Ho detto, sì, lo sai perché mi sono emozionato? Io non ho mai vinto niente da giocatore e una volta che vinco ero doppiamente emozionato, ancorché da presidente. Quindi, insomma, queste sono cose importanti, sono valori che uno si porta dentro e li butta nella sua società, non li butta poi nella sua vita, nella vita normale. Io credo che se uno si emoziona, caro Russo, non si deve vergognare, ma deve essere felice di manifestare le proprie emozioni, i propri sentimenti anche pubblicamente, perché significa che uno è una persona con la P maiuscola, cioè una persona vera. Ti chiedo, che stagione è stata questa? Molto complessa, però per voi con un grande risultato, possiamo dirlo, insomma, la vittoria in Challenge, un primo trofeo in bacheca importante, ti auguro che sia il primo di una serie infinita. Caro Lucio, per la tua società che magistralmente presiedi, cosa è successo in Turchia? Dimmi cosa hai pensato quel giorno, quando ti hanno dato la coppa in mano, perché le fotografie la guardavi con emozione. Provi a fare un passo indietro, no? Quando io sono arrivato in Turchia, noi avevamo appena vinto l'andata, dove perdevamo 2-1 e abbiamo vinto 3-2. Sono arrivato in Turchia, sono stato accolto da questa banca, no? La Ziraat, io non lo sapevo, era, diciamo così, la Banca Nazionale dell'Agricoltura. Delle persone meravigliose, molto educate. Mi hanno preso, mi hanno fatto visitare la sede, mi hanno fatto visitare tutte le loro strutture, la vecchia sede, il fatto che fosse stata architettonicamente progettata da un italiano, veramente tutto bello. Ho pranzato con loro, tutto fantastico, finché arriviamo alla partita. No? Alla partita, che anche lì perdiamo 2-1, ti confesso che sul 6-2 del quarto set, perdevamo 2-1, quarto set, 6-2 per loro, a Cipicchia ho cominciato a tremare. Peraltro, come tu sai, la partita avrebbe dovuto essere a porte chiuse, era a porte chiuse, ma lì c'erano almeno 300 dirigenti e funzionari della banca, tutti intorno a me, tutti molto eleganti. Bene, io lì ho pensato, a Cipicchia è andata. In realtà vinciamo quel set. Ma quel set cos'è successo? Sia io che sia il presidente della squadra dello Ziraat, ci siamo alzati e ci siamo congratulati dicendo: comunque vadano le cose, buona fortuna, grazie per quello che abbiamo fatto. Ecco, questo secondo me è stata un'esperienza straordinaria da un punto di vista umano. Da un punto di vista sportivo, ci piglia, vincere una coppa, scusa, io ti ripeto, non ho mai vinto niente, quindi questo è stato fantastico per tutti. È stata una stagione un po' complicata per tutti, niente da dire. Solo vorrei far notare che noi al mese di novembre, quando si è interrotto un po' per la pandemia nostra, un po' per quella degli altri, un po' per gli infortuni, un po' per tutto, noi eravamo al terzo posto in classifica, quindi eravamo molto bene. Poi un mese e mezzo senza giocare ci ha costretto a fare, da gennaio fino ad aprile, tranne una settimana, tutte le altre due partite. E due partite significano trasferte, significano meno allenamenti, significa meno concentrazione, significa... Quindi sono stati bravissimi i ragazzi e soprattutto l'allenatore fantastico che noi abbiamo, che è Roberto Piazza, che ha tenuto insieme un po' tutta questa cosa. Quindi una stagione incredibile, ma una stagione molto bella, che si è conclusa con noi, con una coppa che l'ultima che aveva vinto Milano, non di pallavolo, ma in assoluto, era stato l'Inter, credo nel 2009-2010, quindi insomma da 10 anni che non si diceva niente, e nella pallavolo 35 anni, mi hanno detto.
quindi io non avevo mai vinto niente, punto. Ieri l'Inter tra l'altro ha festeggiato a proposito dello scudetto numero 19, c'era abbastanza dentro fuori dallo stadio, perché ero dentro, ero tra i mille dentro, addetti ai lavori, cioè io ero addetto ai lavori, devo dire che insomma, diciamo così Lucio, un ritorno alla normalità, il pubblico insomma, sai che fa sempre da apripista al calcio, il pubblico al calcio, il pubblico al tennis, dai, sono abbastanza tranquillo, torno al pubblico anche alla pallavolo fra poco, insomma, quando si riprenderà a giocare, e di questo sono veramente molto, molto felice. Quanti danni ha lasciato questo corso qua nella società? Nella mia società, dici? No, nelle società. Poi dopo ti faccio la domanda 2, e cioè cosa succede nel mercato se hai lasciato tanti danni, perché c'è qualcosa che mi sfugge. Partiamo dalla fase 1. No, la fase 1 è questa. Allora, nelle società, soprattutto le più importanti, sono quelle che hanno sofferto di più la mancanza di incassi, no? Quelle, sai, capisci, quando c'è gente che faceva, si dice, 1 milione di incasso e se non lo porti a casa è un disastro. Nel nostro piccolo, noi l'anno scorso eravamo arrivati a 340-350 mila, ci mancavano ancora la fine del campionato, tutti i playoff e le finali di Coppa, quindi anche l'anno scorso avremmo potuto fare bene come incasso. Quest'anno abbiamo avuto circa 35 mila euro di incassi. Perché? Perché? Perché i signori giapponesi, tifosi di Yuki Ishikawa, compravano l'abbonamento e la curiosità era che quando comprava l'abbonamento tu gli dicevi: scusa, ma che posto vuoi che ti assegno? No? Dimmi qual è. E lui dice: no, guarda, non ci vedrò mai, lo faccio solo perché tu sostieni la squadra. Quindi 35 mila euro di abbonamenti venduti in Giappone, pagati da persone che ne sono presentate. Avevamo venduto circa 30 mila euro di abbonamenti nostri quando si era cominciata un po' la cosa, ma ero andato molto cauto perché poi era complicato vendere qualcosa che poi non puoi consegnare, e quindi insomma abbiamo fatto dai 350-380 della prima, che forse sarebbero arrivati a 450.000, in realtà siamo arrivati ai 70.000, quindi questo in assoluto per me è stato un danno di questo genere. Immagino che per quelli che ne facevano di più il danno sia stato ancora maggiore. Noi siamo stati capaci, fortunati, insomma, poi non voglio dire altro, a riassestare il nostro budget alla luce di quello che abbiamo fatto. È evidente che noi, sapendo che le cose sarebbero andate in quella maniera, siamo stati un po' attenti. Il Comune di Milano ci ha dato un piccolo supporto, perché per la sua parte noi paghiamo un fracco di soldi per ogni partita, in realtà ci hanno fatto uno sconto del credo 50%, qualcosa del genere, per poter dire paghi quindi solo i costi e poi finisce lì. Quindi direi che questo è stato un po' il danno che noi abbiamo avuto, ma quelle più grandi ne hanno avuto molto di più, ecco, questo è un dato certo. Però complimenti al Comune di Milano, non lo sapevo, perciò adesso quando vedo la Roberta, come sai mi ha sposato l'assessore allo sport, le faccio i complimenti, dico grazie, non mi richiama lo sport, non mi richiama la pallavolo. Allora, domanda 2 adesso, cioè se vuoi lato B, ti guarda quando c'era i 45 giri, lato A e lato B, lato B. Me lo ricordo. Ecco, cosa succede nel volley mercato? Perché, perdonami, dopo queste ferite che vi state leccando, vedo 4-5 club scatenati, che sono, sei meglio di me, Perugia, Modena, Civitanova. Aiutami a capire, caro Lucio, poi dopo lato 3, invece l'LP sei tu, lo teniamo dopo, aiutami a capire, non capisco, io non capisco chi è. Allora, io ti posso dire questo, le nostre società, almeno alcune delle nostre società, sono, diciamo così, padronali, no? Scusa il termine, non si dovrebbe usare, però molte aziende, mi viene in mente il signor Callipo, no? Signor Calipo, durante la pandemia, credo che abbia aumentato il suo fatturato, perché probabilmente poi eravamo a casa e mangiavamo scatolette. Credo che la SIR, no? che vende dispositivi di sicurezza, quindi Perugia, credo che abbia aumentato il suo fatturato. Questo l'ho letto dai giornali, l'ho letto in giro dalle notizie, non è che sono notizie riservate, o segrete, o misteriose. Io purtroppo ti devo dire una cosa diversa per quanto mi riguarda. Io ho aziende che ci danno una mano, al di là di Allianz, che è stata una cosa fantastica e tutto quello che tu sai. In realtà le mie aziende, che hanno sempre sorretto un po' l'attività, sono state particolarmente penalizzate, perché
se vendono ai parrucchieri, alle estetiste, alle spa, ai centri estetici, tutte queste cose, che sono stati chiusi, evidente che la perdita è stata colossale, mentre altri aumentavano i fatturati, noi li abbiamo diminuiti, quindi questo è importante. Che cosa succede adesso? Cosa può succedere? Noi abbiamo fatto così un progetto che io continuo a chiamare progetto, cioè un progetto nel quale abbiamo scommesso sui giovani, abbiamo scommesso sulla parte interna delle nostre cose, abbiamo scommesso sul fatto che le nostre squadre giovanili potessero poi, i nostri giovani potessero passare alla nostra prima squadra, e quindi è diventato un progetto che è stato interessante. È andata molto bene perché ci sono state alcune sorprese. Io non mi immaginavo che Patrice sarebbe stato così bravo. Patrice è stato definitivo, tanto presente che è stato fuori 9 giornate di campionato. Prova a giocare senza posto per 9 giornate, a ci picchia, no? Questo è un dato. L'anno scorso il nostro allenatore aveva inventato il finto centrale, no? Aveva inventato quella formula che io ancora non ho capito adesso, nonostante qualcosina abbia giocato. E quest'anno invece si è inventato il finto posto, quindi girava le carte, girava le cose, è stato meraviglioso. Soprattutto l'aspetto importante è stato il concetto che noi abbiamo portato avanti con il settore giovanile nostro, che anche l'anno prossimo ributteremo, e addirittura alcuni che avevamo prestato in giro li richiamiamo e li debuttiamo dentro e cerchiamo di fare le cose fatte bene. Poi che cosa succederà? Insomma, cosa succederà lo vedremo. Insomma, queste sono cose che ogni campionato parte da 0-0. Ci sono società che invece al contrario hanno perso molto, molto, perché da un giorno all'altro una società titolata e tutto improvvisamente ha detto svendo, adesso non so se ce l'avesse davanti perché io non conosco i numeri, tutta la prima squadra. Questo ha fatto sì che alcune persone, insomma, si sentissero, cioè si dicesse: che cosa sta succedendo? Beh, chi trova gli sponsor e chi se lo può permettere li compra, e chi invece non ce li ha li vende. Ecco, l'articolo 5, dal quale non sono esente, cioè che per chi non lo sapesse, io e te che siamo di una generazione che parlava così, l'articolo 5, cioè chi ha il grano ha vinto, no? favorisce un po' il fatto di poter comprare i giocatori che sono sul mercato. E qui c'è stato quel grande colpo, possiamo dirlo, tra i colpi di mercato il più importante è stato sicuramente Simone Giannelli, che ha fatto un contratto importante, fortunato lui, e ne siamo felici, un grande giocatore. Veniamo a te, la tua squadra. Allora, piano confermato, giusto? Piano confermato. Tutti si chiedono che fine fa Bertoli. È lui che ci giriamo intorno, Lucio. Siccome a me piace fare domande ai diretti interessati, non voglio parlarti io, ma parli tu. Ma guarda, io ho appuntamento con Bertoli domani mattina, no? Perché io non mi sono occupato di queste cose. Io ti posso dire quello che so. No? L'ho cercato di mettere un pochino l'altro giorno perché vedevo dei commenti, a parte che poi io seguo poco, no, seguo i social, ma seguo, naturalmente non replico a quello che c'è scritto, ma ci sono delle cose che sono... Lucio, scusa, meglio mai replicare sui social, mai, regola numero uno. Bravissimo, grazie, prendo questo suggerimento, ma è quello che uso sempre. Ne ho sentite di tutti i colori, che stiamo trattando, che stiamo svendendo, che lo stiamo vendendo, che lo stiamo... Allora, funziona così. Allora, Sbertoli è proprietario del suo cartellino, perché l'ha riscattato dal Segrate qualche anno fa, e ha un contratto con noi, diverso dalla proprietà del cartellino, quindi sono due cose differenti, ancora fino per tutta la prossima stagione. Punto. Noi avevamo già chiuso la campagna acquisti, noi abbiamo fatto un accordo a gennaio con loro, sai che adesso sono i procuratori, alla mia epoca non c'erano, no? Adesso ci sono i procuratori che alla terza di campionato ti cominciano a dire: allora l'anno prossimo che cosa facciamo? Scusa, pensavo di godermi un po' il campionato. No, bisogna farlo adesso perché sennò... Va bene, l'abbiamo fatto a gennaio. Abbiamo rifatto, anzi addirittura l'anno scorso, il contratto biennale per Riccardo Sbertoli. La nostra formazione sarà così. Piano è stato confermato. Abbiamo confermato Cineniez, quindi confermato, scusa, abbiamo acquistato Cineniez, che annunceremo ufficialmente, ma praticamente in ufficialità ce l'hai adesso, quindi questo è il dato. Grazie. E poi abbiamo confermato Patrì, aveva già un contratto biennale opposto a Sbertoli, e poi abbiamo confermato Ishikawa, che mi ha sorpreso Yuki, perché di solito fa sempre una stagione, invece quest'anno ne ha fatte due con noi. Peraltro esiste un club in Giappone che si chiama Power Volley Japan, che è fatto da quasi 900 persone che pagano circa $50 cada una al loro club,
che hanno cominciato a comprare le magliette, che hanno mandato una cosa fantastica. È presente il palazzetto nostro, bellissimo, l'Allianz Cloud, vuoto, un disastro. Loro hanno mandato tutti delle immagini, a grandi così, che abbiamo appiccicato al ogni bambina, bambino, ragazzo, tutti i giapponesi hanno messo queste cose magnifiche, facendo in modo che questo ragazzo, insomma, si sentisse un po' vicino. Lui ha confermato con noi, quindi ci ha confermato. Abbiamo preso Jaske, quindi abbiamo come opposto Jaske, quindi la squadra tecnicamente è quadrata, mi sembrerebbe, anche tu che capisci di pallavolo, mi sembra anche ben fatta, ben organizzata. Abbiamo preso Romanò, che è nostro, che è stato il più forte attaccante della 2, l'anno scorso, il più forte opposto della 2 l'anno scorso, lo teniamo come secondo posto. Abbiamo confermato Mosca, che è un ragazzo nostro, abbiamo confermato probabilmente i due nostri liberi che abbiamo, quindi praticamente la società è formata. Arriviamo alla tua domanda. Succede che vengo contattato dal presidente di Perugia, il quale mi chiede se posso cedere Sbertoli. Io gli rispondo che non è la mia competenza, devo parlare con l'allenatore, il direttore sportivo, e dopodiché ne parliamo. Bene, comunque dico, ne parliamo. Mi arriva anche un'offerta economica interessante, molto gentile. Però dico, guarda, non è questo. Non stiamo parlando di offerte economiche, stiamo parlando di una formazione, di una cosa, di un futuro e di un progetto, torno a quella parola. A questo punto, la cosa che un po' mi è un po' dispiaciuta, Sbertoli è stato, ti ricordi le figurine Panini, quelle che noi giocavamo da bambini? Mi è sembrato un po' questo giochino qua. Allora, tratto con lui, però nel frattempo stavano trattando dall'altra parte. Si crea l'opportunità di portare a casa, sto parlando di Perugia, di portare a casa Giannelli e quindi abbandonano la trattativa con me. A questo punto si apre la possibilità di Giannelli, no? Cioè, di sostituire Giannelli a Trento. Bene, e quindi Trento noi altri per dire se gli diamo Sbertoli. Non c'è nessuna contrarietà a fare in modo che questo ragazzo vada. Peraltro, se devo parlare tra amici come siamo io e te, no? E quindi non da presidente di società e da prossimo presidente della federazione, presidente, Mi voti? ma certamente che se posso votare, voto, ecco io. Grazie, grazie Lucio. Quindi certo, anzi, veramente non ti voto perché ti voglio bene. Bravo, questa è la risposta giusta. Ecco. E quindi che cosa succede? Che nel momento in cui c'è questa chiacchierata, tu ti ricordi, stiamo facendo una chiacchierata, non stiamo facendo nessuna intervista ufficiale, tu ti ricordi quando a Milano noi avevamo un ragazzo fantastico che era lo Sbertoli della situazione che si chiamava Faverio e quell'anno lo barattammo con Pupo Dall'Oglio, quindi un po', io poi l'aspetto numerico non ce l'ho, ma venne da noi Pupo Dall'Oglio all'epoca. I Giannelli della situazione, se non fosse meglio, e dall'altra parte ci siamo barattati le cose. Bene, noi abbiamo fatto un campionato fantastico, siamo arrivati terzi, e per contro la squadra che ci aveva dato, che si chiamava Panini all'epoca, quella squadra, adesso non so più come si chiama perché sto aspettando il nuovo nome con molta curiosità, visto che ha comprato mezzo mondo, prima o poi annunceranno anche questo nuovo sponsor colossale. Bene, e credo che in quel momento lì, quella squadra, credo che è arrivata sesta o settima. Da un punto di vista personale, da ex giocatore, da ex senatore, faccio fatica a capire se Sbertoli volesse andare via o se volesse restare, perché lui qua è un idolo, qua è così, là è certo che qualsiasi azione che farà, qualsiasi palla che sbaglierà lo schiacciatore, qualsiasi palla che centrale butterà in rete, sarà la colpa dell'alzatore, quindi faccio fatica a pensare questa cosa. Però c'è questo contatto. Io ho detto, proprio oggi anche, ho parlato con Darek, ci ho chiamato io per chiarirgli un po' le cose, perché siccome ne sentiamo dire un sacco, Darek, io ti voglio dire una cosa, non è che posso smontare Milano per dare un giocatore a te, non è questione di soldi, non è questione di portare a casa Pagnotta, è questione di creare un progetto, un programma. Se esiste un altro palleggiatore, per di più italiano, possiamo fare le chiacchierate, se no non facciamo, perché io non mi metto contro a un ragazzo che vuole andare via, posto che lui voglia andare via, non lo so perché devo parlargli domani. E sai, lui è stato un po' sballottato a destra e a sinistra. Credo, se dovessi parlare adesso da sportivo, che insomma, penso che l'anno prossimo faremo un campionato e arriveremo certamente prima di Trento, tanto per dire che la metto lì un po' così, tanto per far finta di creare un po' di polemica, no? Comunque vadano le cose.
Ecco, quindi questa è la posizione. Quindi non si tratta di soldi, non si tratta di cartellini, non si tratta di quattrini, ma si tratta di dire devo difendere questo progetto di Milano, se c'è un altro che può sostituirlo, lo faccio, se non ce l'ho, non lo posso dare. Punto. Chiarissimo, e come sempre vedi, quando parli diretto interessato non può essere interpretato in maniera differente rispetto al suo pensiero. Perciò tu l'hai espresso in maniera inequivocabile. Hai parlato di Mosca, è uno degli azzurri alla VNL che parte venerdì, perciò l'argomento è nazionale. In rapida successione, VNL, sperando che vada tutto bene, Lucio, a Rimini, perché un mese in bolla 1000 persone sono veramente tante. Olimpiade a Tokyo con tante speranze e poi europei, un'estate dopo un'estate senza nazionale, un'estate ad alta intensità azzurra. Che pensi? Guarda, io penso una cosa, penso anche a questi ragazzi, no? Cioè, noi abbiamo cominciato l'anno scorso la preparazione la seconda settimana di luglio, in luglio, quindi abbiamo cominciato subito il candelico. Hanno finito 20 giorni fa, hanno ricominciato tutta questa cosa, arriveranno a settembre, quando finiranno le Olimpiadi, gli europei e tutto, devono cominciare a giocare un'altra volta. Cioè, sto cominciando a pensare che questi ragazzi veramente devono prendere fiato di tanto e non riesco. Io mi ricordo quando giocavamo noi, si finiva a maggio al campionato, ci vedevamo a fare i tornei estivi, qualche cosa, qualche scherzetto, qualche roba, ragazze sulla spiaggia, le robe lì, niente a che vedere con la pallavolo seria e neanche con quella di adesso. E poi a settembre si ricominciavano i campionati, si ricominciavano gli allenamenti. Questi ragazzi saranno in un momento molto difficile. Peraltro, se dovessi tornare a Rimini, faccio fatica a capire una cosa. Cioè, noi abbiamo portato lì 1000 persone, come dici tu, un sacco di squadre femminili, un sacco di squadre maschili, gota del mondo della pallavolo, e non facciamo arrivare i giornalisti, e non facciamo entrare le persone. E non, cioè, io questo faccio fatica a capirlo. Perché per fare una cosa, per me, me la faccio in casa mia, me la faccio qui, tu conosci casa mia, me la faccio qui in giardino. Cioè, non è che devo andare fino a Rimini a portare 1000 persone per tenerla per me e non fare entrare le cose. Cioè, bisogna che si facciano sapere queste cose. Queste sono un po' delle incongruenze o delle cose che io ho difficoltà a capire, forse perché sono di un'altra generazione, ecco. Non molto lontana dalla tua. Non no, siamo... Ora, fra l'altro ricordo che giocheranno non al Palasport di Rimini, ma alla Fiera di Rimini, dove sono stati allestiti appositamente 6 campi, 2 dei quali deputati alle partite. Si giocherà sempre, tutti i giorni, non ci sarà un giorno di pausa, e 4 campi serviranno invece per gli allenamenti. Ci sono 32 squadre, 16 al maschile, 16 al femminile, più dirigenti, allenatori, insomma, devo dire un bel caos, speriamo il bene, perché poi negli alberghi, aggiungo anche questo, perché qualche informazione mi è arrivata, c'è anche pubblico normale, cioè ci sono i turisti ad esempio, in qualche hotel che fra l'altro conosci anche tu, nome e cognome, Grand Hotel di Rimini, famoso, ci sono anche i turisti, perciò con tutto quello che ne consegue. Ne riparleremo. L'ultima domanda, caro Lucio, anzi ce ne ho ultime due, non sono domande, sono chiacchierate. Vinciamo l'oro con gli uomini e con le donne, sì o no quest'anno secondo te? Parlo dell'oro olimpico, eh? Ho sentito la lucidità con cui la persona che mi ha preceduto fantasticamente ha riespresso le cose, ha detto, voi siete il campionato più importante del mondo, ma quelli che tirano giù la palla sono sempre gli stranieri, voi allenate tutti noi stranieri, quando ci giochiamo contro vi facciamo un mazzo così, l'ha detto con garbo, l'ha detto bene, però in sostanza... Verità, è la storia questa, Lucio, se vuoi ti racconto, Brasile, Russia, Serbia, Olanda, li abbiamo allenati tutti e spesso ci hanno mazzolato, però li abbiamo anche mazzolati noi, dai, vai avanti. Mi auguro che una delle squadre, quest'anno sarà francamente anomalo, no? Sarà tutto da vedere, le considerazioni che faceva sono esattamente anche le nostre, quelle in cui vedremo come saranno le cose, vedremo come andranno. Di certo io so che noi siamo molto forti, quindi le donne sono molto forti, quindi immagino che le donne siano. Io ho visto l'altra sera delle partite, peraltro sai che io sono molto vicino a un paio di società femminili qui in Lombardia, no? Quindi soprattutto una in particolare, quella di Busto, che abbiamo giocato insieme, condiviso il palazzetto per un paio d'anni. Mi ha fatto molto, molto, molto piacere vedere insomma queste partite femminili dove abbiamo veramente la più forte giocatrice del mondo. C'è una figliola che fa 40 punti, mi ricorda Nimir quando giocava da me, che pigliava una palla su due e ovvio che faceva 30 punti a partita. Dove va in squadra, dove giocano smistando un po' la palla in qualche maniera, magari no?
è meno attivo, ecco, meno forte. Ma penso che l'Italia sia certamente, per rispondere alla domanda diretta, sia certamente, l'Italia femminile è certamente una delle favorite del torneo. L'ultima domanda, caro Lucio, è: nei tuoi sogni di presidente, simpatico e chiaro, come hanno evidenziato quelli che ci stanno seguendo, c'è la parola scudetto? Ci mancherebbe. Ti mancherebbe, chi gioca per perdere. Una spina in gola. No, certamente chi non gioca per vincere. In realtà io penso che noi dobbiamo ancora assestare un po' le cose. E quest'anno le abbiamo assestate abbastanza bene, Bertoli o non Bertoli, Nimir o senza Nimir. Cioè, perché questo sia un progetto. Io sto solo immaginando una cosa. Noi siamo venuti, io quando ho rilevato l'attività, la squadra, prima la facevo come sponsor e non ci badavo, poi dopodiché ho cominciato a occuparmene un po' più direttamente 4 anni fa, tu lo sai la vicenda con Gianni, ho avuto un allenatore fantastico che ci ha portato a un certo livello, poi abbiamo un Piazza che sta facendo una cosa straordinaria, riconfermato per 2 stagioni con noi, quindi anche questa è una cosa molto buona, e soprattutto questo è successo, che io quando mi era stato chiesto, mi dai una mano a portare Milano in Serie A? Io Milano l'avevo portata in Serie A, ma mancava Milano. L'anno scorso finalmente è arrivato Milano, nel senso l'Allianz Cloud, che ha interrotto il campionato sempre ad 8 marzo. Poi tutto questo anno non c'è stato Milano e se tu ti ricordi noi abbiamo fatto delle cose molto belle che erano il Volley for All, no? Quello che abbiamo fatto. Che cos'era il Volley for All? Per chi non lo sapesse, magari ci sta seguendo. Noi davamo visibilità agli invisibili. Io non sapevo che esisteva, ammetto l'ignoranza, un gioco che si chiama Sitting Volley. Non sapevo che esisteva la nazionale delle bambine sordomute. Non sapevo che esistevano dei campionati che si fanno per quei ragazzi che una volta si chiamavano Down. Non sapevo queste cose. Quindi noi prima delle nostre partite abbiamo generato un progetto per cui queste persone venivano da noi e giocavano prima di noi, capisci? Avevano la visibilità dell'Allianz Cloud lì come se fossero giocatori di Serie A. Poi abbiamo fatto il torneo degli oratori, no? È stata una cosa fantastica. Mi ricordo ancora quando abbiamo fatto il gemellaggio oratorio e giocatore, oratorio giocatore. Io mi immaginavo che tutti diventassero matti per i migliori giocatori, ma che gli oratori, che erano squadre femminili, diventavano matti tutti per il nostro libero, no? Per Nicola Hoffer, che era un ragazzino normale, difensore, bravissimo, bellissimo, fantastico, così tutte queste volevano lui come aggregato alla loro società, alla loro squadra. Abbiamo fatto il campionato delle scuole. Cioè abbiamo creato qualche cosa che andasse sul territorio, quindi visibilità agli invisibili, oratori, scuole. Questo ci aveva fatto sì che nel momento in cui, io mi ricordo quando sono andato a vedere l'anno scorso, mi sembra Inter Benevento, che eravamo là in 17 persone, 18 persone, mi ricordo che era ultima in classifica, quando invece io sono andato a giocare contro Sora, che anche l'anno scorso era ultima in classifica, avevo 4.400 persone, tutti questi bambini degli oratori e delle scuole. Quindi c'era stato questo successo anche di comunicazione molto bello. Adesso noi dobbiamo pensare che dobbiamo riprendere in mano questo bambolo della matassa e ricominciare da dove abbiamo lasciato. A quel punto tu hai fatto qualche cosa per la città, hai fatto qualche cosa per lo sport, hai fatto qualche cosa per i giovani, hai fatto e poi scudetto dipende da quanti soldi hai in tasca. Articolo 5, però io credo una cosa, che se le cose sono fatte bene arrivano. Noi non abbiamo perso uno sponsor quest'anno, anzi ne sono arrivati 2 o 3 nuovi, sono stati molto gentili perché hanno sposato quel progetto che era la Power Volley Academy. Tu sai che a tutti i nostri sponsor noi chiediamo la gentilezza, avremmo chiesto, quest'anno non l'abbiamo fatto, la gentilezza di ospitare i bambini, i ragazzi, delle giovanili, che non tutti diventano 2,5 metri, diventano piano, diventano campioni, ma tutti si affacceranno al mondo del lavoro. Quindi abbiamo chiesto la gentilezza di ospitare questi ragazzi 2 o 3 settimane per fare uno stage nelle loro aziende, per far capire come funziona la vita dopo la pallavolo, la vita fuori dalla palestra. Questo è stato un progetto che è stato sposato da molti, ha detto mi piace, cosa facciamo? Ti do una mano. Io non ho sponsor da miliardi, ho sponsor piccolini, tanti che fanno la loro parte. E quindi immagino che se noi continuiamo a fare un progetto fatto bene, ne avremo sempre di più e allora il pecunio non olet, vediamo di giocarci lo scudetto prima o poi, non l'anno prossimo.
Lucio, grazie per la tua simpatia, per la tua franchezza, per la tua passione che nutri per la pallavolo, e io che sai che questo sport lo amo, lo capisco, motivo per cui ci siamo ritrovati dopo tanti anni con grande piacere. E arrivano anche delle informazioni di servizio, prendi Juan Ignazio Finoli, miglior alzatore della 2, poi da Bergamo dicono non lascio, c'era un altro anno, vedi, insomma, il mondo della pallavolo è veramente particolarissimo. Fantastico. Insomma, è un mondo veramente unico. Questa intervista rimarrà viva, oltre che con questa chiacchierata bellissima su Arevoli.com, andrà anche su Sport TV, nuovo modo di comunicare, ci ha chiesto OA Sport di dare visibilità a queste chiacchierate che sono all'insegna dell'amicizia e dell'amare la pallavolo. Ti auguro di raggiungere il primo scudetto, Lucio, cioè riempire di nuovo l'Allianz Cloud, perché questo sarà un momento molto importante che avrà tanti significati, e perciò spero che quel giorno ci possiamo trovare lì per abbracciarci, perché spero che, insomma, che lo si possa fare di nuovo anche fisicamente. Grazie Lucio. Grazie a tutti quanti, grazie a te, grazie, ciao.